Buongiorno, secondo giorno e oggi siamo all'ufficio del turismo perché abbiamo un appuntamento. L'ufficio del turismo? Sì, no? Sì, comunque, tipo ufficio del turismo. E alle mie spalle potete vedere tutte le attrazioni di Copenaghen, cioè c'è tantissime cose da fare e da vedere. Io volevo provare, adesso vi giro, questa, la realtà virtuale. Io volevo visitare Copenaghen attraverso gli occhi di qualcun altro. Solo che se tolgo i miei occhiali non ci vedo, quindi ok, mi fido. Hi. Talk to me? I'm not listening. Allora, come faccio a parlarti se non mi ascolti? Ehi, tu. Bellissimo. Lo tocco? No, non lo tocco. Ho paura. È facile da per te dire. Prova a gridare davanti a tutti. No, no, grazie. Ciao, ciao. Nanetto. Hello, boy. Oddio. Sembra i bambini come quando... che non capiscono, che ti scruta. Oddio, ci starà registrando, starà mandando tutto su Marte, starà programmando tutto per l'invasione dei martiani. Io lo so, me lo sento. Siamo partiti con il tour a piedi con Our Way, che è l'agenzia. Siamo solo 6, lui è Joseph ed è irlandese, parla no veloce, velocissimo, e io devo fare i filmati, fare le foto, stare attenta a capire e non ce la farò mai. E in più con questo sole accecante e mi piangono gli occhi. E l'americana che è con noi mi ha dato la crema da mettere qua, la 30, qua invece ho la 50 più. Mi ho persi. Un altro mezzo di trasporto che va per la maggiore è questo. Penso che tu possa noleggiarlo. Ah sì, scan to unlock. Ok, e invece qua vi faccio vedere un parcheggio di biciclette. 2-2. Ho perso il gruppo, come sempre. Non riesco a salire sull'osservatorio astronomico, però a voi lo consiglio. La guida ci ha portato a vedere cosa rimane nella vecchia Copenaghen di un edificio medievale. Ma guardate i colori, ma è bellissimo. E questa casina cosa non è? Devo farvi vedere la finestra con le piante grasse. Caldo assurdo. Vabbè, non paragonabile all'Italia. Comunque, siamo venuti all'Orto Botanico e adesso... E adesso mi giro e ti faccio vedere che andiamo a vedere la serra. Vabbè, c'è un po' di gente, però... Ma adesso devono mettersi lì. Io volevo fare un'inquadratura tutta carina. Vabbè, vediamo che le tagliamo. Scusate il miau, ma sono tutti i messaggi di Instagram. Perché nel frattempo faccio le Instagram stories. Si fa caldo, sono nella serra. Ma adesso vi porto nell'altra, qua è quasi quasi fresco, ma già fa caldo. Guarda il ciuffo, vado di là, apro? Ma forse tira. Mamma mia, adesso si appannerà anche l'obiettivo. La riconoscete? È nella copertina di Blossoms in Summer. E poi c'è lui, che è una specialità rara, che però io ho visto anche l'anno scorso in Scozia, però non stava così bene, soffriva un po' di più. Questo invece sta molto bene. Ma ci sono sempre feste, c'è una festa unica praticamente la Danimarca. Warm, vediamo. Qua c'è la scala chiocciola del paradiso. Senza inciampare da... Sì, ma io ho già le vertigini però, ragazzi. Ho paura. E poi fa caldo. No, fatemi scendere. C'è da svenire. Houston, abbiamo un problema. Vede? Non tanto, eccola lì. Ci siamo entrati e saliti e ho rischiato di morire. E adesso ci facciamo una bellissima birra ghiacciata. Ciao!
sono nella piazza dove c'è un mercato, quindi c'è il mercato, la bocciofila, aspettate che vi faccio vedere la bocciofila qua, e lì ci sono tantissimi posti per andare a mangiare e ci sono anche i bagni pubblici tenuti molto bene. Giusto per dire, due birre e questi, che non mi ricordo il nome, non so leggerlo, ve lo scrivo poi sotto, 40 euro preparati.